Salve ragazzi, cari amici del web, mi trovo a Giacarta in Indonesia e sto facendo un giro notturno nella parte più caratteristica, la zona coloniale, è piena di gente, non ci sono turisti dalla fisionomica, non ho visto nessun occidentale, vi faccio vedere un po' come il posto è infestato dei topi, qua abbiamo spazzatura in giro un po' da tutte le parti e dietro il canale d'acqua qui dietro, un fiume, in realtà è un'immensa fognatura a cielo aperto, puzzolentissima. Qui mangiano e abbiamo bambini svegli anche a luna di notte e il giro continua. Ecco qua, dormono, mettono i bambini a dormire sulle panche di legno in ogni luogo e questo è un giro, adesso vi porterò nella zona souvenir, nella zona magari un po' più caratteristica, attraversiamo la strada. Ecco qua, qua abbiamo, incominciano le bancarelle, orologi, si trovano orologi a partire dal costo di un euro. Eccoci qua, loro usano tantissimo per muoversi gli scooter. E qua guardate, abbiamo una quantità impressionante di scooter posteggiati, messi qui, e la città di notte è invasa da gente con gli scooter. Abbiamo un'invasione, qui abbiamo il famosissimo reparto dei gusci per il telefonino, le protezioni. Il nostro giro continua, vi mostrerò un po' cosa possiamo incontrare, cosa si vede. Ecco, abbiamo qui il reparto adesivi, troviamo un po' di tutto, anche cose molto belle. Il giro continua. Ecco, guardate qua, moto dappertutto. Questo qua ci vuole salutare. Ecco qua, abbiamo un altro che ci saluta. Andando in giro veniamo salutati in continuazione, questa è un po' la caratteristica di Giacarta. Eccoci qua, qui siamo, comunque devo dire, qui vedete è illuminato, quindi l'illuminazione tiene lontano i ratti, però se girate l'angolo, che andate in un posto al buio, vedete proprio saltare fuori dei ratti enormi, delle dimensioni di un gatto, diciamo. Ecco qua il reparto che mangiano, loro stanno sempre a mangiare. Ecco, qui abbiamo un altro reparto che non capiamo bene, il reparto liquidi, potrebbe essere acqua, non lo so. Eccoci qua. Se loro non hanno il pranzo e la cena come da noi mangiano, in continuazione si evince proprio andando in giro per la città che mangiano sempre, li incontrate in ogni luogo, in ogni angolo, anche sopra le fognature, ma non per modo di dire, li ho anche filmati, sa mangiare dappertutto, mangiano qualsiasi ora, non mangiano fuori di casa, solo chi ha la casa mangia in casa. Eccoci qua, guardate, è luna di notte, lo scandalo, bambini in giro luna di notte, portati a passeggio come fossero sacchi di patate, bambini a luna di notte in strada. E questo un po' la caratteristica, ora che si alzerà una voce di denuncia contro il fenomeno di sti bambini trascinati in strada di notte, mi sa che ne passerà di tempo, non è anche un problema culturale, essenzialmente il problema è quello. E qua abbiamo anche delle turiste, per modo di dire. Qui abbiamo il famoso ritrattista locale che si è assentato un attimo, non lo vediamo, però abbiamo le sue opere. Qui abbiamo un centro tattoo, ecco qua, fanno dei bellissimi tattoo
chiaramente tutte a norma, si evince anche dalla pulizia, tutto ISO 9001, 9002. Eccoci qua, il nostro giro continua. Una moto molto frequente è la Vespa, se ne incontrano tantissime. Guardate qua, ne abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, tutte molto vecchie, mentre le moto più nuove sono tutte giapponesi. Ecco, non si capisce come mai Vespa fino a un certo anno riusciva a vendere qua, era leader di mercato, poi è completamente scomparsa. Non troverete in città una Vespa più giovane di 10 anni, non incontrerete mai, però è piena di Vespe d'epoca. Ok ragazzi, questo breve giro, questa panoramica notturna finisce qua. Ci sentiamo alla prossima e ve la do io l'Indonesia.